Siamo nell'Orto Botanico di Padova. Fin dalla sua fondazione nel 1545, l'Orto Botanico è stato al centro di numerosi scambi scientifici e culturali in tutta Europa. Testimone di questi importanti scambi è la pianta che si trova alle mie spalle, racchiusa all'interno della serra ottagonale. Si tratta di una Camerops humilis, una palma considerata nana poiché in natura non raggiunge mai più dei 3 metri. Questa palma è l'unica palma in Europa che cresce spontanea nelle coste della Sardegna e della Sicilia, quindi è una palma italiana. Questa palma è conosciuta come palma di San Pietro e raggiunge la ragguardevole altezza di 11 metri poiché è sempre stata curata e mantenuta all'interno di una serra fin dal suo impianto nel 1585. Oltre ad essere la pianta più antica dell'Orto Botanico, è anche la più famosa. Infatti è conosciuta a livello internazionale come palma di Goethe. Goethe, il famoso poeta tedesco, durante il suo viaggio in Italia nel 1786 la descrisse accuratamente durante la sua visita qui in Orto Botanico. Questa pianta lo affascinò in modo particolare perché giustificava in qualche modo una sua teoria, la teoria della metamorfosi delle piante, al quale dedicò uno scritto. In questo famoso saggio descrisse la metamorfosi delle foglie di questa pianta che passano da una lamina intera quando sono giovani a una lamina lacinata quando la foglia è matura. Lui sosteneva che tutto è foglia, all ist Blatt in tedesco, e questo voleva dire per lui che la foglia era il prototipo, il modello per la formazione di altri organi della pianta. Questa intuizione venne descritta da lui stesso nel saggio della Metamorfosi delle piante pubblicato nel 1790. Questa sua teoria rimane alla base di tutta una serie di studi scientifici che si sono svolti successivamente. Conosciamo Goethe soprattutto per le sue opere letterarie, poetiche, teatrali, I dolori del giovane Werther, Le affinità elettive, il Faust, ma Goethe è stato anche un appassionato osservatore della natura e un attento scienziato. Si è occupato di meteorologia, di ottica, di teoria dei colori con una teoria alternativa a quella di Newton, di botanica, zoologia e anatomia, e si è occupato anche di una scienza che lui definiva morfologia, la scienza delle forme viventi, interrogandosi su quali potevano essere le leggi alla base della diversità naturale, quali elementi variando potevano creare la molteplicità delle forme naturali. Ed è proprio con questi interrogativi che Goethe guardò la palma dell'Orto Botanico di Padova quando la vide durante il suo viaggio in Italia, e queste riflessioni erano anche alla base della sua opera del 1790 dedicata alla metamorfosi delle piante, al concetto di pianta originaria, al concetto anche di variazione di un unico elemento, appunto la foglia della palma. Queste sue riflessioni vanno collocate in un contesto storico specifico tra 7 e 800, in un dibattito filosofico e scientifico pre-evoluzionistico, quindi precedente alla pubblicazione dell'Origine delle specie di Charles Darwin. Un dibattito che prendeva in considerazione il concetto di metamorfosi, trasformazione, variazione delle specie, che si interrogava appunto su questi meccanismi naturali e che vedeva anche personaggi, per esempio, come Lamarck e la sua teoria della trasformazione. E per molti, quando uscì poi L'origine delle specie di Darwin, Goethe, insieme ad altri, era stato un precursore con il suo concetto di metamorfosi e di pianta originaria della teoria dell'evoluzione di Darwin. In realtà sappiamo che non è così, si tratta di teorie completamente diverse, con motivazioni completamente diverse, ma a titolo di curiosità possiamo dire che Darwin, nella terza edizione dell'Origine delle specie
del 1861, inserì un compendio storico dedicato alle teorie che avevano preceduto la sua, precorritrici per così dire, e tra i vari nomi, appunto Lamarck e Buffon, citò anche Goethe. A mio modo di vedere, al di là di questi giochi dei precursori, delle teorie precorritrici, quello che lega due personaggi come Goethe e Darwin è il loro amore e interesse nei confronti della natura. Goethe, il poeta che guardava però la natura anche con gli occhi dello scienziato, e Darwin che pubblica un'opera fondamentale nella storia della scienza come L'origine delle specie, lo scienziato e il naturalista, che però inserisce dei passaggi all'interno di quest'opera narrativamente molto interessanti, tra cui l'ultimo, dove cita queste forme meravigliose, bellissime, infinite, frutto del processo dell'evoluzione. Ecco, è proprio questo amore, questo interesse nei confronti della natura e delle sue leggi che, a mio modo di vedere, unisce due personaggi come Goethe e Darwin.